Solitamente, tutti gli anni e praticamente in questo periodo dell'anno, mi metto qua davanti alla telecamera e provo a registrare un video per prevedere la Juventus del futuro, la Juventus dell'anno successivo. Ci sono state delle volte in cui è andata molto molto bene, ci sono state delle volte in cui è andata molto molto male, mi sono avvicinato alla realtà, mi sono discostato dalla realtà, ma queste sono opinioni, sono considerazioni di un calcio con un campionato ancora da finire. Tutti gli anni il campionato era da finire, quest'anno il campionato è super da giocare, ancora tutto aperto, non abbiamo idea di cosa accadrà e siamo terribilmente eccitati da quello che potrà accadere nelle prossime settimane, nel quale tornerà anche la Serie A, il pallone alla Juventus. Prima di iniziare questo video io però ci tengo tantissimo a fare una premessa e vi prego ascoltatemi con tutto il cuore. Questo video sarà molto lungo, io non ho idea di quanto verrà lungo, mi sono fissato una decina di punti, 15 punti, quindi se non avete voglia di ascoltare tante parole, di essere praticamente stuprati da tutto quello che uscirà dalla mia bocca, non guardatelo, ve lo dico io adesso, chiudete questo video. Se invece volete rimanere concentrati e ascoltare un video diverso da tutti quelli degli anni precedenti di chi comprerà Juve, te lo dico io, bene, questo è il tuo momento, il posto giusto, rilassati, mettiti le cuffie, ascoltalo anche solo tipo podcast, ma ci saranno tantissime cose da dire, tantissime analisi da andare a fare. Premessa, non è detto che tutto quello che ti dirò si avvererà, sono soltanto analisi di inizio giugno, di tutto quello che ho pensato, visto per quanto riguarda la Juve dell'anno scorso e di quello che credo accadrà nella Juve del prossimo. Quindi non prendere per oroculato quello che ti sto dicendo, non ti sto assolutamente facendo credere che questa sarà la Juve dell'anno prossimo. Queste sono le mie idee, con quello che si legge sui giornali, con quello che è stato detto dai diretti interessati, con quello che potrebbe accadere. Questo video poi è totalmente in contrasto con quello di qualche settimana fa, nel quale costruivo la mia Juve con fondi limitato. Questo è assolutamente realistico, un mercato della Juventus che potrebbe accadere, ma non è detto che accadrà. Conclusa questa premessa e dopo avermi invitato a mettere un mi piace a questo video e a seguirmi su tutti i social network, specialmente Twitch, dove facciamo delle dirette praticamente tutti i giorni, direi che possiamo iniziare. Vi chiedo di arrivare almeno 1000 like per questo video e di condividerlo con tutti i vostri amici, anche per l'impegno che ci metterò nel realizzare un contenuto così lungo e noioso. Punto numero 1, la conferma di Sarri. Credo che il nostro discorso debba necessariamente partire da qua, dall'allenatore, da quello che sarà l'allenatore della Juventus l'anno prossimo. Io credo che sarà ancora una volta Maurizio Sarri. Sono di questa idea ora, dopo la pausa per via del Covid. Non ero di questa idea prima, ero convinto che la Juventus avrebbe quantomeno sondato il terreno per qualche altro profilo e colto l'occasione nel caso si fosse poi presentata. Ora invece credo che sia terribilmente complicato cambiare un allenatore che deve ancora concludere una stagione, che concluderà la stagione praticamente tra agosto e settembre, e quindi è giusto ripartire da chi aveva appena interrotto una delle annate più strane, forse la più strana in assoluto, della storia del calcio recente. Sta tanto bene già che cravatta, sa? No, sono... Inoltre credo che sia anche giusto dare la possibilità a Sarri di affrontare un percorso di crescita di un certo tipo e credo che sia giusto dargli la possibilità di fare mercato, di dare l'identikit dei giocatori che sono richiesti, l'identikit dei giocatori che devono essere utilizzati, i ruoli, chi voglio schierare lì, come voglio giocare, ehi sai che lì mi manca un giocatore con quelle caratteristiche, sai che la rosa è corta in quel ruolo? Bene, cercate di accontentarmi secondo le mie idee e non solamente facendo il mercato in base alle occasioni, perché questo è sbagliatissimo e credo che si debba per forza ascoltare un allenatore, cosa che l'anno scorso non è stata fatta sostanzialmente perché Sarri è stato annunciato quando alcuni ingaggi dei giocatori erano già stati stabiliti e quando alcune trattative erano già partite mesi precedenti. Ho fatto il sondaggio su Instagram e voi stessi tifosi della Juventus, voi stesse persone che mi seguite per qualche strano motivo nel mondo, avete deciso che Sarri dovrà fare un altro anno alla Juventus. Di questo avevo già parlato, sono contento di leggere che siete d'accordo con me e del fatto che Sarri possa meritarsi una seconda chance. Sono veramente soddisfatto di questa votazione. Ora che abbiamo deciso l'allenatore dell'anno successivo, dobbiamo capire il modulo e sappiamo bene che Sarri gioca in un certo modo. 4 difensori, 3 mediani e 3 attaccanti. Poi questi 3 attaccanti possono essere schierati con i 2 esterni e una punta o con un trequartista e 2 punte. Ma Sarri parte sempre da qua. 4-3 e vediamo. 4-3 e chi c'è? Ecco, credo che la posizione di Dybala sia essenziale per tutto ciò, perché credo che Dybala sia il giocatore dal quale ripartire, il giocatore sul quale costruire la Juve di oggi e di domani e di tanti domani, perché Cristiano Ronaldo
è ormai purtroppo vecchiotto e prima o poi ci lascerà. La stessa cosa potrebbe accadere anche per Dybala, potrebbe intraprendere un percorso alla Del Piero che lo vede protagonista della Juve per una quindicina d'anni. Però Dybala è un giocatore che chiama determinate caratteristiche dei giocatori, Dybala è un giocatore essenziale ed è giusto costruire la Juventus pensando che c'è Dybala e Dybala è decisivo. Quindi che cosa succederà? Secondo me la prossima Juventus sarà costruita con il 4-3-1-2 per venire incontro alle esigenze di Dybala, per farlo coesistere con Cristiano Ronaldo e anche per un discorso di uscite di giocatori che faremo successivamente. E poi ovviamente dobbiamo parlare di quella che è stata la rivoluzione del Covid in chiave calciomercato. Paratici l'ha detto, chiaro e tondo, quello di quest'anno sarà un mercato complicato per via di tutto il discorso economico che c'è stato alla disavventura economica che ha subito la Juventus e che hanno subito tante altre società, che probabilmente abbiamo subito anche noi, comuni mortali, lavoratori, all'interno del discorso Covid-19. Quindi scordiamoci il mercato mirabolante con colpi da 100 milioni di euro per giocatore, scordiamoci il mercato in cui escono 20 giocatori e ne entrano 30. No, sarà un mercato intelligente, con colpi mirati, per andare a migliorare una rosa che è già difficile da migliorare con questi nomi, ma con le uscite che avverranno e con gli ingressi che ci saranno e soprattutto con gli scambi che saranno decisivi, si dovrà cercare di migliorare una Juve già forte, diciamoci la verità, ma che ha diversi punti deboli segnati con la matita rossa e nei quali bisognerà poi intervenire. Un punto indispensabile è quello inerente agli esuberi. Io dico esuberi e li metto tra virgolette, tra tante virgolette. Credo che sia giusto così. Ricorderete lo scorso anno la difficoltà di cedere alcuni giocatori come Mandzukic ed Emre Can, cosa è venuta poi successivamente nella finestra invernale insieme a Perina e Piazza, ma quello era un discorso a parte legato agli infortuni, e quindi giocatori che in teoria nei piani della Juve doveva essere l'uscita, cosa che effettivamente non è stato, ma gli stessi Dybala e Higuain, o Khedira o Matuidi, sono giocatori che sembrano corrispondere a questo identikit, no? Giocatori che la Juventus avrebbe ceduto, era disponibile a cedere, ma che hanno puntato i piedi e detto no, rimango la Juve. Poi Emre Can e Mandzukic ci sono stati addirittura messi fuori rosa, o comunque fuori lista Champions, e hanno capito che quello lì era il momento di lasciare la Juventus, visto che in prima squadra non avevano avuto possibilità. Tanti giocatori inoltre vogliono rimanere per un discorso legato alla fama o all'ingaggio, oppure all'età che non permette un contratto di uguale livello in una squadra altisonante come la Juventus, no? Se ci mettiamo poi il discorso legato al Covid e quindi la difficoltà di alcune trattative e alle basse richieste di mercato già dello scorso anno, ecco che il mio timore è che possano uscire veramente pochi giocatori dall'orbita Juve e che quindi ne possano entrare pochi, e questo è un discorso che avremo tra poco. Secondo me la Juve ha necessità di cedere alcuni giocatori e invece per altri rimane un po' così sul se arriva un'offerta magari ci pensiamo, ma alcuni secondo me la Juventus li deve cedere, li vuole cedere e si sforzerà tantissimo di cedere questi giocatori. Andiamo a parlare poi dei giocatori in uscita secondo voi tifosi, sempre secondo il sondaggio che ho fatto su Instagram al pari di Sarri. Bernardeschi, Higuain, Pjanic, Khedira, Rabiot, Rugani, Danilo e De Sciglio. Questi 8 sono i giocatori che secondo voi devono essere ceduti. Come potete vedere ci sono tantissime tipologie diverse, ci sono tantissimi ruoli differenti e quindi secondo voi questi 8 devono uscire e quindi probabilmente altri 8 o più o meno devono entrare, per sostituirli ovviamente. Gli incedibili. Farò un video a parte dedicato totalmente agli incedibili, è il mio concetto di incedibili, ma questo è il futuro. Il presente cosa ci dice? Che ci sono alcuni giocatori all'interno della Juve che assolutamente non se ne devono andare, per quello che riguardano i tifosi, e anche a livello dirigenziale, che assolutamente devono rimanere, perché in campo fanno cose che ci aiutano, no? A vincere le partite. Poi ci sono quei giocatori che non sono del tutto necessari, ma che potrebbero essere ceduti, anche se a malincuore, perché potrebbero poi portarci soldi freschi all'interno delle casse, che potrebbero essere usati per mettere in pari i bilanci e i conti a livello economico, oppure riutilizzati sul mercato per l'acquisto di altri giocatori. Sempre secondo Instagram e sempre secondo voi, Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo, Bentancur, Ramsey, Matuidi, Alex Sandro, Cuadrado, Chiellini, Bonucci, De Ligt, Demiral e tutti i portieri sono giocatori che devono rimanere alla Juventus. Beh, la cosa che salta all'occhio è che sono meno i giocatori in uscita rispetto a quelli che devono essere tenuti all'interno della rosa, secondo voi. Questo cosa significa?
che sostanzialmente, anche secondo voi, la Juventus è una squadra forte, che possiede giocatori forti, e giocatori che, per un motivo o per un altro, devono essere ceduti. Vuoi perché sono sempre infortunati, vuoi perché non hanno fatto vedere di essere Juve, vuoi perché sostanzialmente il loro ciclo è finito, ma quindi ci sono pochi giocatori da cedere, o comunque meno rispetto a quelli da tenere, e la Juve va soltanto puntellata qua e là, a seconda dei ruoli. Io sono molto d'accordo con voi, con questo modo di vedere la rosa della Juve, non sono totalmente d'accordo con tutti i giocatori, ma di questo ne abbiamo già parlato nei video precedenti, appositamente dedicati ai sondaggi che trovate comunque qui sopra nelle schede. I big in uscita. Ecco, qua secondo me bisogna fare nomi e cognomi, e sono tre i giocatori considerabili big in uscita, o comunque che la Juve prende in considerazione per le cessioni. Secondo me, da questi tre giocatori poi nasce tutto il mercato della Juve. Il primo è Gonzalo Higuaín, secondo me il giocatore vero e proprio chiave, perno di tutto il discorso, perché Higuaín è un giocatore, e l'ho già ripetuto una marea di volte, ma scusatemi, dovrò farlo ancora, il cui contratto avrà soltanto un ulteriore anno la stagione successiva, e quindi la Juventus proverà a tutti i costi a cedere Higuaín, il cui costo di ammortamento è di circa 18-20 milioni di euro, e quindi Higuaín ha un valore di mercato di 18 milioni di euro. Sicuramente a 18 milioni di euro qualche squadra interessata a Higuaín si potrà trovare. La Juventus andrebbe a coprire un investimento di 90 milioni già parzialmente assorbito dal prestito al Milan e al Chelsea della scorsa stagione, che potrebbe essere ulteriormente assorbito dalla cessione di Higuaín a 18 milioni di euro. Un giocatore che percepisce uno stipendio altissimo, intorno ai 7-8 milioni di euro, che quindi per la Juventus sono soldi veri che devono essere sborsati al calciatore, ma soprattutto un giocatore che non è più giovanissimo, che anche in campo sembra aver comunque abbandonato gli anni migliori in cui era un top player super decisivo, come quelli di Napoli, i primi due alla Juventus. Ovviamente Higuaín ha avuto un calo a livello di realizzazione, ha avuto un calo a livello di prestazioni, nonostante un ottimo inizio, secondo me, di campionato quest'anno. E sostanzialmente la Juve si ritrova in un momento in cui deve cercare di svecchiare l'attacco e comunque guadagnarci. Quindi Higuaín mi sembra il profilo perfetto per la cessione Juve. Da qua passerà tutto il mercato. E secondo me la Juve farà veramente di tutto per cedere Higuaín, proprio perché queste cose ci urlano che Higuaín sarà un nome in uscita per questo calciomercato. C'è la possibilità di trattenere Higuaín all'interno della rosa di Juventus? Secondo me sì, ma è una e una sola. Higuaín dovrebbe accettare intanto di rinnovare il contratto, perché se no la Juventus rischierebbe di perderlo a parametro zero, e questa non è un'opzione valida. E poi dovrebbe spalmarsi l'ingaggio per la durata di 2 o 3 anni. Quindi se in un anno prendi 7 milioni e mezzo, 8 milioni di euro, ecco, dall'anno prossimo ne prenderai 2 e mezzo, quindi 2 e mezzo un anno, 2 e mezzo un anno, 2 e mezzo un anno, fanno quei 7 milioni e mezzo di euro che ti sono stati promessi, ma invece che in un anno li prendi in 3. E questo ovviamente è un discorso che la Juventus potrebbe provare, potrebbe tentare di fare con Higuaín, proprio per il discorso che, secondo l'età anagrafica, Higuaín è un giocatore un po' così, ok? Non credo che Higuaín possa prendere in considerazione questa idea. Vedo molto probabile una cessione di Higuaín, come si dice addirittura in Argentina, in cambio di qualche profilo interessante, come fu con Bentancur e Tevez qualche anno fa. L'importante è che sul bilancio poi ci sarà scritto che Higuaín è stato ceduto per 18 milioni di euro e gli ingressi dei giocatori sono stati di 18 milioni di euro, in modo da non provocare una perdita di quei 90 milioni sborsati al Napoli nel 2016. Ovviamente quando spendi 90 milioni di euro per un singolo giocatore, dopo devi dichiarare che, almeno a livello economico, questa cosa non è stata un fallimento, se no sono cavolini. Un altro giocatore, secondo me, in uscita dal quale passerà il mercato la Juventus è Pjanic. Lo sappiamo bene. Probabilmente lo stesso Pjanic vuole andarsene, probabilmente lo stesso Pjanic ha in mente altre destinazioni, probabilmente lo stesso Pjanic non ha più voglia di rimanere alla Juventus. Mi dispiace, sì, certo, ma come mi dispiace per Higuaín, ma credo che i cicli di giocatori all'interno di una squadra siano destinati a interrompersi a un certo punto, ma probabilmente perché quei giocatori in testa hanno uno sfarfallio che li fa pensare ad altro. Io ho apprezzato tantissimo l'anno scorso sia Dybala che Higuaín, che hanno detto no, voglio rimanere alla Juventus a giocarmi le mie carte. Per Dybala è stato un successo incredibile, per Higuaín si poteva fare qualcosa di più, si potrà fare qualcosa di più in questi ultimi mesi, in questo ultimo mese, in questo ultimo
non so neanche come definirlo, campionato estivo, Champions League di agosto, qualcosa del genere, sperando che Higuain possa ovviamente risultare decisivo alla fine, ma lo stesso Pjanic potrebbe fare la stessa cosa, ma credo che Pjanic probabilmente in questo momento non abbia più la testa per giocare alla Juventus. E lo stesso Pjanic e lo stesso Higuain hanno ancora un valore di mercato abbastanza elevato e la Juventus potrebbe, non dico farci plusvalenza con Higuain, ma pareggiare il bilancio. Con Pjanic assolutamente sì, perché le richieste sembrano provenire da club di alta fascia come Paris Saint-Germain, Barcellona o questo filone qua, e quindi la Juventus prende in considerazione la cessione di un giocatore che sul campo non ha fatto vedere grandissime cose per quest'anno o per la maggior parte di quest'anno, e allo stesso tempo guadagnarci dei soldi. Il terzo è Douglas Costa, e so che, lo so, voi stessi mi avete detto non lo voglio cedere, lo voglio tenere in rosa, io sono d'accordo con voi, credo che sia uno dei giocatori più forti nel suo ruolo, probabilmente inimitabile in tutto il mondo, non credo che ci sia un giocatore bravo come Douglas Costa a fare quello che fa Douglas Costa. Il problema, ragazzi, è veramente che negli ultimi 3 anni l'abbiamo avuto soltanto un anno, e tutte le volte che cerca di essere in forma, poveretto, si fa male, ma mica è colpa sua, lui c'ha anche voglia di giocare, lui è sempre carico, quando entra cerca di spaccare la partita, quando entra sembra anche uno dei giocatori migliori. Quando ha poco tempo a disposizione, quindi da subentrato, è una roba incredibile. Quando magari gioca tutta la partita, qualcosina in meno, ma sicuramente un giocatore di livello incredibile e che vorrei sempre all'interno della mia Juventus. Ma se devo pensare che un giocatore che ha un ingaggio importante, un'età che ormai va verso i 30 o comunque l'anno successivo farà 30 anni, un valore di mercato ancora elevato, la possibilità quindi di cederlo per acquistare un altro giocatore, magari anche più inserito all'interno del modulo, perché se davvero giocheremo con il 4-3-1-2, Douglas Costa è un esterno che gli fai fare il trequartista, abbiamo visto che a lui piace allargarsi più che giocare direttamente dal centro, gli fai fare la punta, non credo che sia il suo ruolo, quindi per un discorso legato agli infortuni, un discorso legato all'economia, un discorso legato all'età, un discorso legato a tante cose, penso che Douglas Costa sia uno dei giocatori che deve essere ceduto nella prossima finestra di mercato. E lo dico a malincuore, perché, ripeto, è uno dei giocatori che mi piace di più vedere giocare, uno dei giocatori che mi esalta di più. Ma ragazzi, non c'è mai. Non c'è mai. E poi ci sono quei giocatori che sono in uscita, ma non è proprio facile cedere, quindi in uscita, ma difficilmente. Credo che questi giocatori alla Juventus abbiano bene o male concluso il loro ciclo per un motivo o per un altro, oppure sono giocatori che potrebbero essere ceduti per far iniziare un nuovo ciclo di un giocatore più giovane che gioca in quella posizione, o semplicemente per fare un upgrade, un giocatore più forte. Ma sono anche giocatori che magari, tipo Khedira, e possiamo fare lo stesso discorso di Douglas Costa, fortissimo, mamma mia che forte, ma non c'è mai, come fai? Però Douglas Costa ti potrebbero dare 30-35 milioni di euro per la sua cessione, perché dire devi rescindere il contratto, e se lui non vuole rescindere il contratto non puoi puntargli una pistola a tempi e dirgli Sami, firma, perché sennò qua finisce male. Lo stesso Matuidi, chi ci dà 10-15 milioni di euro per Matuidi? Nel caso ci fosse un'offerta del genere, il giocatore dovesse dare anche la preferenza per quella squadra lì, ecco, si potrebbe iniziare a trattare. Bernardeschi, stesso motivo, l'abbiamo pagato 40 milioni di euro, se adesso ci offrono 5-6 milioni di euro per Bernardeschi, credo che la Juventus faccia una pernacchia e dicano no, ce lo teniamo. Danilo l'anno scorso l'abbiamo preso uno scambio con Cancelo, sì, ancora qualcuno non avrà capito, io stesso sono qua che mi interrogo di questa cosa, ma è stata un'operazione puramente economica, e Danilo era stato valutato tanto, perché all'interno di uno scambio ovviamente i prezzi si gonfiano come per magia, come se ci fosse all'interno del lievito, e se una squadra adesso ti offre 15 milioni per Danilo gli fai anche Marameo, l'ho pagato 40 un anno fa, figurati. Punto importantissimo di tutta la questione: le entrate passano dalle cessioni. Questo video si chiama Chi compra la Juve, te lo dico io, e dopo tipo 20 minuti ancora non vi ho detto chi compra la Juve. Abbiamo parlato soltanto di cessioni, ma proprio per questo, proprio per il discorso legato al Covid, proprio per il discorso legato ai top player, proprio per il discorso legato a Sarri, proprio per tantissime cose, questo sarà un mercato stranissimo, strano come è stata la stagione di Serie A che si è giocata prima del Covid, strana come sarà la stagione post-Covid, sarà stranissimo questo calciomercato, sarà troppo bizzarro, e quindi per forza di cose le entrate dipendono dalle uscite. Alcuni giocatori potrebbero entrare, poiché già acquistati dalla Juventus, come Kulusevski, Pellegrini, Romero, questi sono 3 nomi di giocatori già di proprietà della Juve che l'anno prossimo potrebbero far parte della rosa. Bisognerà vedere se effettivamente la Juventus li vorrà confermare o vorrà inserirli in qualche trattativa per la cessione, per arrivare ad altri giocatori magari in scambio. Gli scambi e le occasioni di mercato. Ora io andrò a farvi vedere un piccolo schemino che mi sono preparato e che secondo me potrebbe corrispondere alla realtà. Ancora una volta, ve lo dico, sono idee mie, sono nomi che si leggono sui giornali, sto ragionando sulla fattibilità
di tutte le operazioni, sto ragionando anche secondo un discorso economico con valutazioni che magari sono anche sparate a caso, ma mi sembrano eque. Come abbiamo detto, Danilo non può uscire, quindi il terzino di riserva in uscita potrebbe essere De Sciglio, che potrebbe essere sostituito da Pellegrini. Per De Sciglio potremmo far su, che ne so, una decina di milioni di euro, quindi 10 milioni di euro, De Sciglio esce, entra Pellegrini e uno slot l'hai completato. Uno esce, uno entra. Un altro giocatore in uscita potrebbe essere Rugani, che comunque è il quinto centrale. Si potrebbe cedere a una cifra intorno ai 15 milioni di euro e potrebbe entrare Romero, che è già acquistato l'anno scorso. Quindi, come Pellegrini De Sciglio, De Sciglio Pellegrini, Rugani Romero e hai sistemato tutto. A centrocampo Rabiot potrebbe essere ceduto, poiché è arrivato a parametro zero lo scorso anno, quindi una qualsiasi offerta ti genera plusvalenza per un giocatore che sicuramente non ha convinto, un giocatore che magari la Juve non sono neanche contentissimi di avere, vedi il discorso Covid legato al taglio dello stipendio, e che guadagna veramente tantissimo. Questa cosa non ce la spieghiamo, non sappiamo come sia possibile. Io mi immagino un Rabiot ceduto a 20-25 milioni di euro, che potrebbe essere sostituito da un giovane interessantissimo come Aouar del Lione, che potrebbe essere un'occasione di mercato. Aouar potrebbe arrivare, che ne so, a 50 milioni, poiché il Lione si trova settimo in classifica, campionato già concluso per via del Covid, dato che in Francia hanno ragionato un pochino così alla carlona, e quindi un giocatore giovane, interessante, di una squadra che è settima fuori dalla Champions, potrebbe essere ceduto a una cifra intorno ai 50 milioni. E badate bene, 50 milioni nell'ambito Covid, secondo me, è una cifra altissima. Pjanic potrebbe essere ceduto. Per quanto mi riguarda, il valore di Pjanic al di fuori da uno scambio potrebbe essere di 40, 45, 50 milioni, proprio esagerare, quindi sono voluto rimanere basso, ho scritto 45, ho fatto un po' una media, no? Al suo posto potrebbe entrare Arturo Vidal all'interno di uno scambio con il Barcellona, ovviamente con conguaglio da parte della Juve, anzi del Barcellona, alla Juventus di circa 20-25 milioni, quindi uno scambio Pjanic-Vidal. Secondo me Vidal è la classica occasione di mercato, proprio come Aouar, e Vidal oltre a occasione di mercato potrebbe essere anche scambio. Quindi se Juventus e Barcellona si parlano e Arthur è fuori dai giochi e Dembélé, la vedo un po' strana, De Jong, sarebbe un sogno da scendere in piazza tutti a festeggiare, credo che Vidal potrebbe essere un giocatore utile per quanto riguarda la Juventus. E poi lo sapete, io ho sto sentore qua, tornerà Vidal quest'anno. Non so perché dico questa cosa, non la vedo neanche molto logica in linea con svecchiamo la squadra, ma io ho sto sentore, secondo me torna Vidal, rega, non so che dirvi. Douglas Costa, la sua cessione, come dicevamo prima, potrebbe portarci 30 milioni di euro, e secondo me il sostituto, l'erede di Douglas Costa, è già stato acquistato ed è Kulusevski, che non solo fa l'esterno, può fare anche il trequartista, qualcuno dice anche il centrocampista centrale. Secondo me è esagerato, ma dalla seconda punta trequartista all'esterno può veramente svariare su ogni zona d'attacco. Bernardeschi, l'abbiamo detto, l'abbiamo pagato 40 milioni di euro, bisognerà vedere il costo di ammortamento del cartellino, bisognerà vedere se qualche squadra è interessata. Si parla di questo scambio con Zaniolo, Zaniolo può essere valutato 40 milioni di euro, Bernardeschi può essere valutato 20, che ne so, la butto lì, Bernardeschi e Zaniolo i 20 milioni, anzi, Bernardeschi 20 milioni per Zaniolo, potrebbe essere un'operazione di mercato, può essere una strada percorribile, magari la Roma ci casca, ma non lo so, sarei contento. E poi c'è la cessione di Higuain, l'abbiamo detto, scrivo 20 milioni di euro proprio per fare il conto pari. Higuain esce per 20 milioni di euro, sembra essere Milik il giocatore scelto dalla Juventus come erede di Higuain, un giocatore che per quanto mi riguarda è più scarso, mi passate il termine, rispetto al Pipita, che ha avuto qualche problema, sicuramente è più giovane, è un giocatore comunque molto forte, secondo me, ma più scarso di Higuain, questo devo dirlo, per quanto mi riguarda, ma forse anche un giocatore che accetta di non essere assolutamente titolare, quindi io mi immagino un attacco titolare con Dybala e Cristiano Ronaldo, con Milik in panchina pronto ad entrare o come primo cambio durante un turnover. Ecco, in quell'ottica il Milik mi piace. Certo, pensare di pagare Milik 50 milioni dopo che il Chelsea sembra aver preso Timo Werner per 50-60, un pochino mi dà fastidio, però sembra essere una strada percorribile. Poi c'è Jorginho, c'è il nome di Jorginho che continua a girare sui giornali, addirittura la gente di Jorginho ha detto la Juventus non può permetterselo, ora va bene, abbiamo Cristiano Ronaldo, abbiamo De Ligt, abbiamo Dybala, abbiamo chi vuoi, non possiamo permetterci Jorginho, con tutto il rispetto, va bene, crediamo a questa cosa. Io lo immaginavo come colpo più probabile a centrocampo per quanto riguarda la Juventus per il regista, poiché una serie di cose, Sarri e il Chelsea che magari vorrebbe cederlo e robe così, non possiamo permettercelo, un po' come Semedo che costava 400 milioni di euro, ci metteremo il cuore in pace, ragazzi, vi devo dire.
E poi c'era Tonali, che è un giocatore che mi piaceva tantissimo. In queste ore si parla di Tonali che ha dato la preferenza all'Inter, anche qua, caro Sandro. Ok, dovesse essere effettivamente così, ci divertiremo terribilmente a cercare di vincere lo scudetto e vederti arrivare dietro di noi. Invece, dovessi cambiare idea, benvenuto, welcome Tonali. Quindi, ipoteticamente, una Juventus titolare il prossimo anno potrebbe essere Szczęsny, Alexandro, Chiellini d'Elite Quadrado, Aouar, Bentancur Vidal, Kulusevski dietro Dybala e Ronaldo. Ecco. Mi piacerebbe tanto, credo di aver fatto una Juventus anche abbastanza forte sulla carta, a vedere giocare così, con un centrocampo che è stato migliorato, che era un po' il punto debole secondo me di questa annata, con i terzini che non sono stati migliorati, ma secondo me la Juventus non andrà a investire sui terzini quanto più sui centrocampisti ed eventualmente un attaccante dovesse uscire Higuain. Io non sarei triste di vedere una formazione del genere il prossimo anno, ma voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Le riserve potrebbero essere Buffon, Pellegrini, Demiral, Bonucci, Romero, Danilo, Matuidi, Ramsey, Khedira, Zaniolo e Milik. Anche qua io lo so che mi starete odiando perché ci sono Matuidi, Khedira e tanti altri giocatori che voi avete battezzato come non più da Juve, ma non posso farci niente. Secondo me la Juventus non cederà Matuidi, secondo me la Juventus non cederà Khedira e andrà a cedere altri giocatori. L'abbiamo detto Rabiot perché ha fatto plusvalenza, l'abbiamo detto Pjanic perché vuol partire, ma non mi vedo assolutamente un mercato in cui escono 11-12 giocatori e in cui entrano 11-12 giocatori, perché quest'anno, come abbiamo già detto, ci sono una marea di motivazioni che mi spingono a dire no, saranno poche cessioni e ancora meno acquisti, perché alcuni li abbiamo già comprati, alcuni sono già destinati a essere all'interno della rosa della Juve. Poi, per dire, mi dispiacerebbe vedere Pellegrini partire, mi dispiacerebbe vedere Romero partire, però magari Pellegrini dice devo venire a fare il vice Alexandro, non giocare mai, magari Romero dice devo venire a fare il quinto, no, non ci sto, e quindi potrebbe essere la butto lì Gozzi della primavera che viene a fare il quinto, o Rugani stesso che decide di rimanere. Lo stesso Danilo potrebbe dire no, io la riserva di Quadrado non la faccio, e quindi Danilo parte, non si sa dove, non si sa se arriva l'offerta, e rimane ancora De Sciglio. Stesso Bernardeschi, no, io alla Roma non ci voglio andare, rimango alla Juve. Potrebbe non arrivare Zaniolo, rimanere Bernardeschi. Le vie del mercato sono infinite, parlarne a giugno è follia. Ovviamente io provo a dare la mia opinione e ancora una volta ci tengo a specificarlo, non è detto che sarà così, assolutamente no. Poi io sono sempre dell'idea che giocatori come De Sciglio, Rugani, che non sono titolari, sono la riserva, a volte la riserva della riserva, non sono il problema della Juventus, no? Si possono anche tenere in rosa, chi se ne frega. Non sono loro che ti fanno vincere o perdere la Champions League, giocheranno 6-7 partite all'anno. Se giocano loro è perché sei veramente rovinato e quelli davanti sono infortunati o squalificati. E nessun giocatore forte come Chiellini, come Bonucci, come De Ligt ti viene a fare il quinto centrale. Capisci? Capite? Giocatori polivalenti. Come vedete, Kulusevski, Zaniolo, Aouar, Vidal, eccetera. Ho scritto questi nomi perché sono giocatori che secondo me possono ricoprire più posizioni. E quindi, per dire, Kulusevski da trequartista ci mette un attimo a fare l'esterno. Zaniolo da trequartista ci mette un attimo a fare l'esterno. Volendo anche le mezze ali, dovesse proprio mancare qualcuno. Oh, tieni che dire rosa, fa tre partite in un anno, ti manca il centrale. Ecco qua che magari Kulusevski, Zaniolo ti dice, oh, la faccio io la mezzala. La fa lui, la fa bene, giocatore polivalente che può ricoprire più ruoli e i moduli possono essere applicati in più maniere. Parti col 4-3-1-2, magari non c'è Dybala, bene. A un certo punto Ronaldo passa a sinistra, Milik sta in centro, Kulusevski trequartista fa l'esterno di destra, da 4-3-1-2 è fatto il 4-3-3. O addirittura un centrocampista si allarga, Kulusevski si abbassa e fa il 4-4-2 in fase di non possesso. Moduli camaleontici con giocatori camaleontici, queste potrebbero essere veramente cose importanti, visto che il mercato dovrà essere di livello inferiore, ma come abbiamo visto secondo me non sarebbe un mercato di basso livello e con giocatori in grado di ricoprire più ruoli. I miei timori sono tanti. Per dirne uno, i nomi dei giocatori in ingresso che non sono importanti o non sono allineati ai nomi dei giocatori già presenti all'interno della rosa della Juventus. Un altro timore è inerente a pochi soldi uguale non colpo da 100 milioni uguale giocatore non di quel livello. Ricordate il mio discorso del dobbiamo smetterla di fare sempre solo colpi da 100 milioni, dobbiamo ricominciare anche a popolare la panchina con giocatori importanti che costano 20, 25, 30, 40 milioni di euro. Sì, poi bisogna vedere se quei giocatori che compri a 20, 25, 30, 40 milioni di euro sono in grado di fare quello che hanno fatto o fanno i giocatori da 180, 70, 60, 85, 90, forse l'ho già detto, 90 milioni di euro. La Juve con giocatori meno forti, abbiamo fatto l'esempio Higuain Milik, no? Per dire,
potrebbe essere più forte di quella attuale, perché magari la butto lì, compri Jorginho che è un regista di ruolo piuttosto che Pjanic, che è un giocatore che anche qua secondo me Pjanic è più forte di Jorginho, ma è adattato a fare un ruolo e con la testa non ne ha più, quindi giocatori che hanno voglia di far vedere, giocatori che magari hanno già lavorato con Sarri, Milik e Jorginho appunto sono due giocatori che con Sarri hanno già lavorato, sanno cosa vuole Sarri, quindi magari l'anno scorso che non c'erano se lo mangiano grazie al loro passato, grazie ai diktat che gli ha dato Sarri nel corso degli anni. Ma Pjanic e Higuain, giocatori chiave della campagna acquisti di mercato che ci ha portato a giocare alla finale di Champions a Cardiff, se ne vanno, arrivano Jorginho e Milik, davvero mettiamoli sullo stesso linea a livello di nomi. Io Pjanic e Higuain li metto più in alto, cioè c'è poco da fare, però ripeto, sono giocatori che arrivano con una voglia diversa, che giocano in quelle posizioni, che sanno già cosa vuole l'allenatore, che fanno esattamente quello che vuole l'allenatore. La Juventus diventa più forte o più scarsa? Questo è uno dei miei timori. Stessa cosa, compri molti giovani, perché tutte le volte che andiamo a fare le analisi di mercato o le live su Twitch o i commenti su YouTube, io leggo la gente che dice la Juve deve cedere, che dire, Higuain, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Buffon, Chiellini, Bonucci, sono vecchi, dobbiamo comprare dei giovani, dobbiamo comprare questo che è nella primavera di quella squadra, questo che ha fatto una presenza in Serie A, però so che diventa forte, questo di cui si chiacchiera, sì, certo, ovvio che tutti sogniamo una Juve giovane e forte, ma qual è il rischio? Che giocatori giovani e senza esperienza poi vadano a perdersi e quindi arrivi in momenti delicati della stagione, situazioni un po' così così che sei più in qua che in là e non c'è l'esperienza, non c'è il mordente, non c'è tutta quella roba che ti ha accompagnato negli anni e fai fatica. Oppure ci sono i vari parametri zero, Pedrito, William, Modric, David Silva, li compriamo, Thiago Silva, li compriamo, li mettiamo nella Juve. Io mi ricordo quella volta che questi hanno fatto quella partitona, era il 2008, forse il 2009, era il 2010, giù di lì. Poi rischi che arrivi a un certo punto della stagione in cui hai 5 giocatori disponibili, perché ovviamente il fisico non regge più a certi ritmi, a certi livelli, e quindi è un casino. Come potete vedere, la campagna acquisti che vi propongo e che potrebbe essere abbastanza realistica, vicina alla realtà, fa un mix tra giovani e vecchi, poi vecchi per modo di dire, perché io mi sto avvicinando a quell'età lì dei 30, 31, 32, ne faccio 28 a luglio, però non manca mica tanto, L'unico difetto della campagna acquisti che ho fatto e dei nomi che girano, perché non mi sono inventato niente, questi sono i nomi che girano, è dettata dal fatto che pare proprio che alcuni giocatori come Chiellini e Miral, che sono già all'interno della rosa della Juventus, Zaniolo, Milik, questi giocatori qua negli ultimi anni si sono fatti i crociati, hanno avuto dei problemi alle ginocchia e quindi su 23-24 giocatori averne 4 che si sono fatti il crociato negli ultimi 2 anni, addirittura Milik che se l'è fatto 2 volte, più magari tieni anche Khedira, fai 5, forse un casino, ecco, forse un problema. Un altro timore è quello di non andare a prendere un giocatore alla Pogba o alla Milinkovic-Savic, per intenderci, quindi sto gigante a centrocampo, lunghe leve, tecnica, strapotere fisico, dominio del centrocampo, aereo, grazie agli stacchi impetuosi, possibilità di protezione della palla, visione di gioco a 360 gradi nonostante la stazza, inserimenti, andare a riempire l'area di rigore che Dybala e Ronaldo lasciano perennemente libera. A me piacerebbe un colpo del genere. Però Milinkovic-Savic non credo che sia un'operazione di mercato facile, perché andare a trattare con la Lazio di Lotito, soprattutto dopo questa stagione, e nonostante il Covid, potrebbe spararti altissimo. E Pogba, sappiamo quanto costa, è un sogno, probabilmente destinato a rimanere tale il ritorno di Pogba. Vedo molto più facile il ritorno di Vidal, proprio perché il giocatore non costa tanto, il Barcellona sembra voler rivoluzionare un po' il centrocampo, è anche interessato a Pjanic, quindi nella trattativa potrebbe finirci in mezzo. È anche un po' più vecchiotto, non è stato pagato 115 milioni di euro qualche anno fa e quindi ecco che la trattativa mi sembra più meno complicata. La vostra scelta. Invece, secondo voi, come sarà la Juventus dell'anno prossimo? Perché dopo mezz'ora di chiacchiere, e io vi avevo avvertito, un video lungo, noioso, complicato, però se siete arrivati fin qua siete degli eroi veri e propri e quindi fatemelo sapere nei commenti se siete arrivati fin qua, scrivete una roba tipo io sono arrivato al minuto tal dei tali. E ovviamente fatemi sapere, secondo voi, la Juventus come si muoverà sul mercato, chi andrà a cedere, chi andrà ad acquistare, se secondo voi ho detto delle stronzate ed è plausibilissimo, può essere, non lo escludo, anzi, è molto probabile, o se incredibilmente dalla mia bocca sono uscite parole sensate, cose in linea con i vostri pensieri,
o se semplicemente non siete d'accordo con me. Oh, succede, capita. Per fortuna abbiamo la libertà di andare a poi nei commenti a venirci incontro e sistemare tutto quello che ci siamo detti. Ancora una volta vi ricordo un mi piace, se non l'avete lasciato, ma dopo tipo un'ora di video ricordatevi di mettere un mi piace, forse è inutile. E ci vediamo presto con altri video, quello degli incedibili, altri video che forse non ho nemmeno ancora pensato, i post partita, dato che adesso tornerà il calcio giocato, o semplicemente sulle live su Twitch. Ragazzi, davvero, se siete arrivati fin qua, siete degli eroi e vi voglio terribilmente bene. Chi compra la Juve, te lo dico io, stai a vedere neanche uno di questi colpi in entrata e in uscita, si verificherà, lo so già.